Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. Il calendario è fitto anche per il mese di agosto e procede spedito il lavoro al centro vaccinale di Costigliole d'Asti, allestito negli ambulatori di Piazza Medici del Vascello. In questi giorni si è assistito ad un boom di adesioni alla campagna vaccinale da parte della popolazione più giovane e sono tanti anche i giovanissimi che hanno già ricevuto la loro prima dose di anti-Covid, un'organizzazione di eccellenza quella che i costigliolesi hanno potuto riscontrare in questi mesi al centro vaccinale. I carabinieri di Villanova stanno effettuando dall'altro ieri le ricerche di Emanuel Marino, 31 anni, residente a Buttigliera d'Asti, che è scomparso da casa nella mattinata di mercoledì. L'avviso sta girando anche sui social grazie ad un post della sorella Chiara che invita tutti a prestare attenzione se incontrano un giovane uomo che corrisponde alle fattezze di Emanuel. Alto, robusto, capelli castani rasati, occhi marroni nocciola, pelle chiara, lentiggini, indossa una maglia gialla con un numero rosso, jeans scuri, scarpe nere ed occhiali da sole a specchio. Tutto pronto per il fine settimana del 7 e 8 agosto, che segnerà il ritorno a Canelli di una manifestazione motoristica di livello nazionale, il quarto Rally Vigneti Monferrini. Dopo tre edizioni con il format del Rally Day, la gara organizzata dalla VM Motor Team in collaborazione con l'associazione turistica Proloco Canelli e col supporto dell'amministrazione locale, cresce e si prepara ad assalto tra i grandi, potendo finalmente accogliere anche le vetture delle classi più prestigiose e performanti. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti è il suo giornale.